faccio? Io non voglio dormire. Restiamo svegli tutta la notte, così vedremo la fatina dei dentini. La fatina dei dentini è in ritardo. Oh. La fatina dei dentini ci mette molto ad arrivare. Ma dov'è la fatina dei dentini? Cos'è questo rumore? Sarà la fatina dei dentini? George, lo senti anche tu? Oh, George! Ah, quel rumore era George. Era così stanco che si è addormentato. George non è poi così bravo a rimanere sveglio, ma io invece ce la farò. Sarò sveglia tutta la notte e vedrò la fatina dei dentini. Io non mi addormento. La fatina dei dentini è arrivata. Ma Peppa dorme. Ciao, Peppa. Ti piacerebbe una moneta luccicante in cambio del tuo dentino? Oh, che bel dentino pulito! Grazie, Peppa, e buonanotte! Peppa, George, svegliatevi, è mattina! Chi è? No, io non stavo dormendo! È venuta la fatina? No! Diamo un'occhiata sotto al tuo cuscino. Oh, guarda, Peppa! La fatina dei dentini è venuta e ti ha lasciato una moneta! Evviva! Ti sei addormentata, non è così? Ma forse ho dormito, ma soltanto per un pochino. Però la prossima volta, lo prometto, rimarrò sveglia, così potrò vedere la fatina dei dentini. Che cos'è questo strano rumore? Peppa! George! Presto, venite in casa! Mamma, c'è stato un forte rumore! Era un tuono, Peppa. Questo significa che ci sarà un bel temporale con tanta pioggia. Presto, in casa, prima che si metta a piovere! Oh, 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 oh. Niente panico, mamma. La pioggia è ancora lontana, almeno per un po'. Il cielo diventa sempre più scuro. Si avvicina un temporale. Peppa, George, avete portato dentro tutti i vostri giocattoli? Dinosauro! Bene, il signor dinosauro è salvo. L'orsacchiotto! Ho lasciato l'orsacchiotto in giardino! Si bagnerà! Non preoccuparti, Peppa. Papà salverà orsacchiotto. Meglio che ti sbrighi, papà. Sta per cominciare a piovere. Io so tutto sui temporali, mamma. Non pioverà ancora per molte ore. Oh, 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 oh. Come pensavo. Ci vorrà parecchio tempo prima che piova. Povero orsacchiotto! Guarda, si è bagnato tutto quanto! Sì, povero il nostro Teddy, asciughiamolo, presto! Povero il mio Teddy! Ecco fatto, piccolo orsacchiotto, sei asciutto! Non pensate anche al vostro povero papà! Guardate, anch'io sono tutto zuppo! Oh, scusa, papà! Adesso ti asciughiamo! Ecco fatto, papà caro. Sei asciutto. Oh! Sta piovendo in casa, papà, guarda! Attento a non rompere il muro, papà! Non essere sciocca, Peppa! Un gioco da ragazzi! Oh, questo non era previsto. Il papà ha fatto una grossa crepa sul muro. Oh, guarda, papà! Che disastro! Si è rotto tutto il muro. Ma no, è solo una piccola crepa. La fotografia la coprirà. Ecco fatto. Io la vedo ancora la crepa, papà. Eh sì. Basterà togliere il chiodo e poi stuccare la crepa. Non combinare altri disastri. Oh, oh, oh. Non dire sciocchezze, Peppa. Eccolo, sta venendo fuori! Oh! Papà! Ora il muro si è rotto.
Secondo te la mamma ci farà caso? Sì, ho paura che non ne potrà fare a meno. Vieni, George! Ma che cosa fanno quei due? Papà, Cucù, ti vediamo benissimo! Il papà deve riparare il muro prima che la mamma rientri. Mattone, per favore. Il papà riempie il buco di mattoni. Ecco fatto. E ora il papà mette l'intonaco. Oh, è un gioco da ragazzi. Poi dipinge il muro. È praticamente nuovo. Il muro è riparato. Urrà! Ecco fatto! Sei elegantissimo con questi braccioli, George. Tocca a me, tocca a me! Bene. Ora possiamo giocare in acqua. Urrà! L'acqua è molto fredda? È gradevolmente tiepida. Attenzione! Sei tu che hai cominciato, caro! Oh! Ci siamo schizzati abbastanza, direi. Papino, mi piace tanto stare al mare. A Peppa e a George piace andare al mare. A tutti piace andare al mare. Peppa, George, e ora che ne dite di giocare con paletta e secchiello? Sì, bella idea, mamma! Papà, papà, ti possiamo ricoprire di sabbia? Ti prego, papà! Oh, e va bene. Evviva! Peppa e George ricoprono il papà di sabbia. Attenzione! Ecco fatto! E adesso non puoi più scappare. La mia testa si sta surriscaldando. Mi passi il cappello di paglia? Se me lo chiedi, per favore. Per favore, mi passi il mio cappello di paglia? Sì, te lo passiamo, papino. Che bellezza! Oh, quasi quasi schiaccerei un pisolino adesso. Perfetto, adesso il singhiozzo è sparito. Il rimedio di Peppa per il singhiozzo non ha funzionato. George, hai sbagliato tutto, come sempre. Conosco un modo migliore per farti passare il singhiozzo. Prima di tutto devi saltare su e giù per 3 volte con una gamba sola. Adesso devi muovere le braccia su e giù in questo modo e tirare fuori la lingua così. E per finire, devi chiudere gli occhi e girare velocemente su te stesso per almeno 3 volte. Anche l'altro rimedio di Peppa non ha funzionato. George ha ancora il singhiozzo. Ora so cosa fare per curare il singhiozzo. Bisogna spaventare per bene il maialino che ne soffre. George, ascolta, ora ti metterò un po' paura, ma devi ricordarti che è solo un gioco e che questo ti farà passare il singhiozzo. Ricordati bene che sto per spaventarti solo per finta. Peppa, lo sai che non devi giocare in questo modo con George. È ancora piccolo. Scusami, mamma, ma stavo cercando solo di fargli passare il singhiozzo. Il singhiozzo di George è passato. Ecco che arriva Papà Pig con 2 bicchieri di succo di frutta.
George, se bevi troppo in fretta il tuo succo, ti verrà di nuovo il singhiozzo. Dato che io non sono piccola come George, posso bere il mio succo di frutta velocemente se voglio farlo. Ma cosa sta succedendo là sopra? Che cos'è tutto questo chiasso? E guardate che disordine che c'è sul pavimento! Qualcuno potrebbe scivolare e farsi male! Qualcuno è già scivolato e si è già fatto male! Oh no, povero tesoro! Avanti, bambini! È ora di mettere in ordine la stanza! Mamma mia! Noi stavamo giocando a bambole e dinosauri, però! Potrete riprendere a giocare quando avrete messo in ordine! Ma è stato Giorgia a mettere in disordine! Ne sei proprio sicura? E questa deve essere una delle magliettine di Giorgia, immagino! No! Beh, sicuramente anch'io ho messo un po' in disordine. Va bene, io aiuto Giorgia ad ordinare e la mamma aiuterà Peppa. Possiamo fare una gara, maschietti contro femminucce. È un'ottima idea, vediamo quale squadra finisce prima. Pronti ai posti, via! Vinceremo noi. Ma neanche per sogno. Ecco. Oh, e questo che cos'è? È da tanto che ti sto cercando. Presto, Peppa, metti Teddy nella cesta dei giocattoli. Ecco fatto. E adesso tocca ai libri. Così è molto meglio. E qui che cosa c'è? Dinosauro. Proprio così. Questo è un libro sui dinosauri. È uno dei libri animati di George. Questo è il feroce Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex. Molto bene. E questo invece è un brontosauro. Brontosauro. Sì. E questo deve essere un triceratopo. Ticitopo. Sei bravissimo, George. Susy Pecora, Danny Cane e Rebecca Coniglio sono sullo scivolo. Peppa, invece, è sull'altalena. Mamma, mamma, per favore mi spingi. Sei pronta, cara? Sì, voglio arrivare fino in cielo. Ancora più in alto, mamma. George vuole andare in altalena. Adesso tocca a te, George. Tieniti forte. Voglio spingerlo io, George. Però spingilo dolcemente, Peppa. Sì, mamma. Tieniti forte, George. Oh, no. Peppa ha spinto George troppo forte. A lui non piace andare così in alto. Peppa, lo sai che George soffre un po' di vertigini. Scusami tanto, George. Vieni, andiamo a fare le acrobazie. Ci sono anche Susy e Danny. Ciao, ragazzi. Ciao, ciao, Peppa. Mi butto. Non lo fate per niente bene. Ora vi faccio vedere io come si va sul copertone. Fatevi indietro. Pronti? Ai posti? Via! Whee! Guardatemi tutti! Volo come una rondinella! Non riesco più ad uscire! Peppa è incastrata nel copertone! Non c'è niente da ridere, capito? A me sembra abbastanza divertente! Dovremo tirarti fuori. Gli amici di Peppa l'aiutano a liberarsi. Probabilmente dovrei fare un po' di ginnastica. Sì, papà caro. Beh, inizierò da domani. Caro, se vuoi farlo davvero devi iniziare subito. Oh. Sta tranquillo, papà, sarò la tua allenatrice. E va bene. Peppa, hai il compito di rimettermi in forma. Da cosa cominciamo? Prima devi fare un po' di flessioni a terra, vai.
facile. Uno, due. Molto bene, papà. Ora devi farne come minimo 155. 155? Certo! Avanti, bambini, aiutatemi a preparare il pranzo. Vi do una mano anch'io. No, papino, tu devi fare 155 flessioni, ricordati. Oh, uno, due. La mamma, Peppa e Giorgio sono in cucina a preparare il pranzo, mentre il papà non ha ancora finito le flessioni. Papà se la sta cavando molto bene. Sì, speriamo solo che non sia troppo duro per lui. Vado a controllare. 13, 14, 15, 16, 17. Papà, sei un imbroglione. Dovevi fare le flessioni a terra, però. C'era un programma interessante in televisione. Brutto cattivone. Può darsi che papà abbia più successo a pedalare sulla mia vecchia cicletta. Ah, mi sembra un'ottima idea. Così potrò pedalare e contemporaneamente vedere la televisione. È un'impresa impossibile. Questa cicletta è troppo rumorosa. Non si sente la televisione. Dobbiamo trovare un esercizio adatto a te. Ideona! Puoi farti un bel giro sulla mia biciclettina. Giusto! Penso che una bella boccata d'aria ti farebbe bene. Il papà sta per fare un giro sulla biciclettina di Peppa. Papino, quelli sono i pedali. Qua ci sono i freni e questo è il campanello. Sì, sì, grazie, Peppa, lo so. Ciao, ciao! Peppa si sta divertendo un po' troppo a prendere in giro Giorgio. Peppa, scusa, stai prendendo in giro George? No, mamma, davvero, gli stavo solo insegnando come si gioca a palla. Oh, davvero? Conosco un gioco che insegnerà a George come fare. Si chiama Maialino al centro. Peppa, tu devi prendere la palla e metterti lì. E tu, George, devi rimanere dove sei. Bene, voi dovrete tirarvi la palla a vicenda e io dovrò fare di tutto per prenderla. Io sono il maialino al centro. La mamma e il maialino al centro! Prendi la palla, George! Oh, l'ho mancata! George ha afferrato la palla. Urrà! Ben fatto, George! Ora devi tirare tu la palla a Peppa. Oh, prova di nuovo! Oh, prova di nuovo! George non riesce a tirare la palla oltre mamma Pig. Coraggio, George, lancia la palla verso di me. Oh! Che sciocchino che sei. Lo so fare anch'io così. Peppa vuole copiare George, ma è troppo grande ed è rimasta incastrata. Ho preso io la palla, Peppa. Adesso tocca a te fare il maialino. George, prendi la palla. Urrà! L'ho presa! George, ora tocca a te fare il maialino. Prendi la palla, George! Afferra la palla, George! Prendila, George! George, prendila! Grazie a tutti! Ah, non c'è di che, Peppa! Non sapevo che Teddy fosse una femminuccia. Oh, papà! Ma certo che Teddy è una femminuccia! Che magnifico vestitino! Grazie a tutti! Non c'è di che, Teddy! Però non lo sporcare, eh! Sai cosa succederà adesso, vero, Peppa? Certo! Ora arriveranno tutti i miei amichetti per festeggiare il mio compleanno e papà farà tanti giochi di prestigio! Nessuno si renderà conto che il mago è il tuo papà! Mi presenterai come lo stupefacente misterio! Lo stupefacente misterio? Sì, sarò lo stupefacente misterio! Papà ha passato tutta la settimana a provare i suoi giochi di prestigio! Sono arrivati i miei amichetti! Evviva! Ecco gli amici di Peppa: Danny Cane, Rebecca Coniglio, Pedro Pony, Candy Gatto e Susie Pecora. Benvenuti a tutti! Buon compleanno, Peppa! Avanti, bambini, venite, la festa è cominciata! Che bello!
E ora il papà farà uno spettacolo di giochi di prestigio. Peppa, ti ricordi cosa devi dire? Signore e signori, ecco a voi lo stupefacente misterio. D'accordo, papà. Signore e signori, il mio magico papà misterio. Evviva! Il primo numero di magia. Abracadabra! Accipicchia, ma è Teddy! Per il prossimo numero ho bisogno di un aiutante tra il pubblico. Me ne basta uno solo. Signorinella, tu hai alzato la mano per prima. Potresti dire al pubblico il tuo nome? Susie Pecora! Allora, Susie, qui ci sono tre palle. Una rossa, una azzurra e infine una gialla. Va bene! Ora dovrai sceglierne una delle tre mentre io mi giro di spalle. Va bene! Ben arrivata, Susie! Grazie, ciao, Peppa! Susie Sheep è venuta per giocare con Peppa. Peppa vuole bene a Susie. Susie vuole bene a Peppa. Sono grandissime amiche. Peppa, perché tu e Susie non andate a giocare in camera tua? Va bene, andiamo, mamma. Anche Giorgio vorrebbe giocare con loro. Peppa e Susie adorano giocare nella stanza di Peppa. E anche Giorgio. Non puoi stare qui, Giorgio. Noi stiamo facendo dei giochi da grandi. Quindi vai a giocare con i tuoi giocattoli. Peppa e Susie vogliono giocare da sole. Io sono una principessa con poteri magici. Adesso userò la mia bacchetta magica su di te e ti trasformerò in una rana. A Giorgio non piace giocare da solo. Anche Giorgio vorrebbe giocare. Non ora, Giorgio. Io sto giocando insieme a Susie. Vai a giocare da qualche altra parte. Giorgio vorrebbe giocare con Peppa. Si sente un po' solo. George, ho bisogno di aiuto. Sto facendo i biscotti con le scaglie di cioccolato. C'è bisogno che qualcuno lecchi la scodella. A Giorgio piace aiutare la mamma a fare i biscotti. Ma gli piacerebbe di più giocare con Peppa. Io voglio fare l'infermiera. Senza gli occhiali, papà Pig non riesce a leggere il giornale. Questo è assolutamente ridicolo. Non riesco a vedere proprio nulla. Qualcuno deve aver messo i miei occhiali da qualche parte. Non ti ricordi dove li hai messi l'ultima volta, papà Pig? Quando non li indosso per leggere, li metto sempre in una tasca. Ma stavolta lì non ci sono. Papà, senti, possiamo aiutarti noi a cercare gli occhiali? È un'ottima idea, Peppa. Se riuscite a trovarli, papà Pig non sarà più così nervoso. Io non sono affatto nervoso. Peppa e George vanno alla ricerca degli occhiali di papà Pig. Peppa guarda sotto il giornale, ma gli occhiali di papà Pig non ci sono. George guarda sopra il televisore, ma gli occhiali di papà Pig non sono neanche lì. Guardiamo di sopra nella camera da letto di mamma e papà. Peppa e George vanno a cercare nella camera da letto dei genitori. George, mi raccomando, fai attenzione a non rompere niente. Ah! Non lo trovo affatto divertente. Peppa guarda sotto i cuscini, ma gli occhiali di papà Pig non ci sono. Oh. George guarda nelle pantofole del papà, ma gli occhiali non sono neanche lì. And-
guardare se sono nel bagno. Peppa e George vanno a guardare nel bagno. Gli occhiali non sono nella vasca. Gli occhiali non sono nel water. Oh. È troppo difficile trovarli. Peppa deve scoprire dove si nasconde George. Tana per George! Peppa ha trovato George. Che peccato, ti ho trovato subito senza nessuna fatica. Ora tocca a Peppa nascondersi. Uno, tre. Ti aiuto io a contare, George. Uno, due, tre, quattro, cinque, sette, otto, nove, dieci. Va bene, George, adesso puoi aprire gli occhi. George deve scoprire dove si nasconde Peppa. Oh. Peppa non è nascosta sotto il tavolo. George, perché non provi a guardare al piano di sopra? Peppa non è sotto il letto. Cos'era quello strano rumore? Peppa non è dietro la tenda. Ecco ancora quello strano rumore. Cosa può essere? George ha scoperto dove si nascondeva Peppa. George è riuscito a trovarmi. Adesso tocca a papà nascondersi. Oh, io penso che George debba avere un altro turno. Questo è l'abito della regina. È molto, molto carino. Guarda, Peppa, questa è la corona d'oro. Accipicchia! Che oggetti meravigliosi! Mammina, ma dov'è il televisore della regina? Non avevano il televisore a quei tempi. Non avevano la televisione? Però avevano i computer, vero? No, non avevano nemmeno i computer. E che cosa facevano tutto il giorno? Mammina, se io fossi una regina, mi metterei a mangiare tutte le fette di torta che voglio. Peppa immagina di essere una regina. Squisita! Gradisce qualcos'altro, regina Peppa? Sì, altra torta, per favore. Ma certo! Andiamo, coraggio! Arrivo, papà! Papà, io sono la regina Peppa e tu ti devi inchinare quando parli con me. Oh, sono terribilmente dispiaciuto, vostra altezza reale. E tu chi sei adesso? Io sono il tuo papà. Deve essere una cosa molto interessante. Sì, è una cosa molto interessante. E che sala è questa? Questa è la famosa sala del dinosauro. La sala del dinosauro? George, hai sentito? Questa è la sala del dinosauro. Dinosauro! E dov'è il dinosauro, papà? Da qualche parte nella sala. Veramente qui non lo vedo. Quindi deve essere molto, molto piccolo. In realtà Peppa è molto, molto grande. Accipicchia! Questo è lo scheletro di un vero dinosauro, ragazzi miei. Dinosauro! Peppa tiene il tubo e la mamma apre il rubinetto. Dov'è finita l'acqua? Ah!
Peppa e George vanno matti per la piscina gonfiabile. Gelato, gelato! È la signora Coniglio, la gelataia! Gelato! Quando fa molto caldo, la signora Coniglio vende il gelato. Mamma, papà, possiamo prendere il gelato, per favore? Va bene, visto che oggi fa così caldo, io vi do il mio permesso. Urrà! Posso prenderne uno anch'io, vero? Il gelato piace a tutti. Salve, signora Pig, Peppa e George. Buongiorno, signora Coniglio. Che tipo di gelato volete? Potrei avere un cono, per favore, signora Coniglio? Ma certo che puoi, Peppa. Grazie tante. Un cono anche per me e lo stesso per mio marito, per favore. E che gelato prende il nostro giovanotto George? Dinosauro! Un dinosauro? Sei uno sciocchino. Sa, lui risponde sempre dinosauro quando gli chiedi qualcosa. Beh, allora sei proprio fortunato perché mi è rimasto l'ultimo ghiacciolo a forma di dinosauro qui. Dinosauro! George, mangialo quel ghiacciolo prima che si sciolga. Dinosauro! A George piace talmente il suo ghiacciolo a forma di dinosauro che non lo vuole mangiare. Molte grazie, signora Coniglio. E buon divertimento! George, ti ho detto di mangiare quel ghiacciolo prima che si sciolga e... cada in terra. Che peccato, il ghiacciolo a forma di dinosauro di George si è sciolto ed è caduto a terra. Non importa, George. Prendi un po' del gelato di papà. Vedrai che non ci rimarrà male. Anche la tua è una bici da bambini piccoli, Peppa. Guarda, hai ancora le rotelle attaccate. Io so andare in bicicletta senza le rotelle. Anch'io lo so fare. Anch'io. Avanti, torniamo tutti sulla collina. Vieni con noi, Peppa. No, penso che sia meglio se resto qui. Ci vediamo dopo, Peppa. A dopo. Peppa vorrebbe togliere le rotelle dalla bicicletta. Papà, io non voglio più avere le rotelle alla mia bicicletta. Credi davvero di poterne fare a meno? Certo! Va bene, Peppa. Adesso le togliamo. Papà Pig toglie le rotelle dalla bicicletta di Peppa. Sei sicura di voler andare in bicicletta senza le rotelle? Certo! Non l'hai mai fatto prima d'ora? Posso farcela, mamma? Posso, posso! Questo non è divertente, George. Andare in bicicletta senza rotelle non è semplice. Vuoi che ti aiuti io, Peppa? Sì, per favore, aiutami. D'accordo, piccola. Pronti? Partenza! Via! Non lasciarmi da sola, papà. Non devi preoccuparti, ti tengo io. Stai andando davvero molto bene, Peppa. Vai piano, papà. Continua solo a pedalare. Peppa sta andando da sola, senza rotelle. Papà! Mi hai lasciato andare da sola! Stavi pedalando da sola da un secolo ormai. Davvero, papà? Complimenti, sei molto brava, Peppa. Sul serio, mamma? So pedalare senza le rotelle. Guardatemi, guardatemi. So andare in bicicletta come i grandi adesso. Benny, Susie, Rebecca! Guardatemi, guardatemi, non mi servono più le rotelle adesso! Guardate che brava! Mamma Pig e Peppa sono nel negozio di scarpe della signorina Rabbit. Signorina Rabbit? Buongiorno, signora Pig. Per cortesia, vorremmo comprare delle scarpe nuove a Peppa. Scarpe rosse! Ti troverò delle scarpe nuove bellissime, Peppa. Le vorrei rosse. Per favore. Ma certo, come queste? Caspita! Scarpe nuove rosse! George e Papà Pig giocano a dama. Oh, ottima mossa, George. Papà, papà! Guarda le mie scarpe nuove! Sono rosse! Sono bellissime! Rosso fuoco! Mamma, ti piacciono le mie scarpe nuove? Sì, Peppa, ti danno un'aria molto elegante. George, ti piacciono le mie scarpe nuove? Le scarpe nuove di Peppa piacciono a tutti. Le mie scarpe nuove mi piacciono talmente tanto che se potessi non me le toglierei mai e poi mai. È l'ora del bagnetto. Peppa non vuole togliersi le scarpe nuove neanche per fare il bagno.
sì. Peppa si è messa il pigiama e indossa ancora le scarpe nuove. Peppa non vuole togliersi le scarpe nuove neanche per andare a letto. Peppa, sei sicura di non volerti togliere le scarpe? Non le voglio togliere mai più, mamma. D'accordo, va bene. Buonanotte, piccoli miei. Buonanotte, mamma. Buonanotte, papà. Buonanotte e sogni d'oro a tutti e due. È piovuto per tutta la notte e ora il giardino è molto bagnato. Mamma Pig indossa le galosce. Papà Pig indossa le galosce. George indossa le galosce. Peppa indossa ancora le scarpe nuove. A George è simpatico il ragno. E al ragno è simpatico George. Peppa adora giocare con il mini servizio da tè. Dove sono tutti i biscotti al cioccolato, papà? Ieri il pacco era ancora pieno. Oh, mi dispiace, mamma. Si vede che li ho mangiati tutti. Oh, oh, oh. Papà cattivone. George mette a dormire il ragno. Notte, notte. George, si può sapere che fai? Devi aiutarmi a servire il tè alle bambole. Oh, oh, oh. Non preoccuparti, Peppa. Per favore, papino, fallo andare via, ti prego. Non è il caso di spaventarsi. Ciao, George. Per caso hai visto un ragno? Mi fa tanta, tanta paura. Fallo andare via, ti prego. Non c'è alcun motivo di avere paura, Peppa. I ragni sono bestioline molto piccole e non ti possono fare del male. Ma non ti preoccupare. Papà te lo porterà via dalla stanza. Oh! È abbastanza grandicello, però è meglio che chiami la mamma. Mamma! Buongiorno, Mr. Zampepini. Peppa sta prendendo coraggio. Gli piace proprio stare nella casetta delle bambole. Allora, bambini, papà mi ha raccontato che avete trovato un ragnetto. Lo porto fuori dalla stanza così potete riprendere a giocare. Mamma, vieni! Ti presento Mr. Zampepini, carino, vero? Mr. Zampepini è bello grosso, però. A Peppa e a George il ragno è simpatico. Notte, notte. George mette a dormire il ragno. No, George! Aspetta, vuole un po' di tè. Non ha voglia di andare a letto a quest'ora. Hai fame, vero, Mr. Zampepini? Papà, scusa, sei sicuro che George sia abbastanza grande? Vedrai che andrà tutto bene. D'accordo, allora può venire con me. Ciao, ciao, piccoli! La maestra bada ai bambini dell'asilo. Ciao a tutti! Vi presento il mio fratellino. Si chiama George. Benvenuto tra noi, George. Piacerebbe tanto anche a me avere un fratellino come George. Davvero, Susie? Ciao, George, io sono Danny Dog. Quello che hai portato è un dinosauro. Si tratta solo di un dinosauro giocattolo. Dinosauro. Sei proprio bravo, George. Dinosauro. Dinosauro. È davvero spaventoso quel mostro. George è simpaticissimo. George è il mio fratellino piccolo. Lui è davvero simpaticissimo. Peppa è orgogliosa del suo fratellino George. Che ne dite se ora mostriamo a George come dipingiamo i quadri? Maestra, lui non è molto bravo a dipingere. Allora forse potresti aiutarlo tu. Certo, io sono molto brava. Gli voglio far vedere come si dipinge un fiore. George, adesso voglio insegnarti cosa devi fare se vuoi dipingere un fiore. Per prima cosa devi fare un grande cerchio sul foglio.
il colore sbagliato. Ora devi dipingere i petali del fiore. George! Non così, Peppa! Non devi mai toccare il mio computer! E George, ricordati che non devi farlo neanche tu per nessun motivo! Ricordalo, George! Non dovrai mai fare così! Peppa, ora smettila! Mi dispiace, mamma. Stavo soltanto mostrando a George cosa non dovrà mai fare. Oh no, il computer non dovrebbe fare così. Papa Pig! Papa Pig! Che succede, mamma Pig? Scusa, caro. Potresti riparare il computer? Oh. Vado a finire di preparare il pranzo mentre tu lo ripari. Tu hai ragione, mamma Pig, ma io non sono molto bravo in queste cose. Oh, grazie mille, papà Pig. Papà Pig cercherà di riparare il computer. Oh. Forse devo semplicemente provare a spegnerlo e poi riaccenderlo di nuovo. Papà Pig è riuscito a riparare il computer. Evviva il nostro papà! Grazie, sono diventato un esperto in queste cose. Papà, scusa, possiamo giocare sul computer al gioco La signora Chicken è contenta? Forse dovreste chiederlo alla mamma. Mamma prima ci ha detto che avremmo potuto giocarci. Allora va bene anche per me. Ma non so dove possa essere il dischetto. E all'interno di questa mela ci sono degli altri semi. Per far crescere altri alberi di mele. Esattamente, Peppa. Nonno, nonno, ti prego. Anch'io voglio piantare un seme. Ti va di piantare un seme per far crescere delle fragole? Sì, tantissimo. Ah, questo piccolo seme diventerà molto presto una pianta di fragole deliziose. Per prima cosa, devi fare un buchino nel terreno. Poi devo mettere il seme lì dentro e ricoprirlo con la terra. Vuoi che lo annaffi io per te, piccola? No, nonno. Voglio annaffiarlo da sola. Molto bene. Adesso aspettiamo che il semino germogli. Peppa e George aspettano che il seme cominci a germogliare. Non sta succedendo niente, nonno. Dovrai essere un po' paziente, Peppa. Il seme ci metterà molto tempo a germogliare. Peppa, George, è ora di tornare a casa. Ma stiamo aspettando che la mia pianta di fragole cresca, mamma. Volevo mangiare le fragole per merenda. Non ti devi preoccupare. La prossima volta che verrai, il seme sarà diventato una bella piantina. E noi ci mangeremo le fragole, allora. Certamente. Andiamo, Peppa. Ci vediamo presto, nonno. Ci vediamo presto, fragole. Nonno Pig si prende cura della pianta di fragole di Peppa. Dopo qualche tempo, Nonno Pig vede spuntare una piantina. Giorno dopo giorno, la pianta diventa sempre più grande, finché Nonno Pig trova una cosa molto speciale. Le fragole!